ma sono poi un insieme di temi che abbiamo un cittadino avanzato, cioè la costruzione del luogo di pensiero, luogo di riflessione, sono luogo di semina per i cittadini avanzati per lavorare nel futuro, sono luogo di studio, di analisi, di confronto, sono luogo di attuazione delle buone pratiche. Mi viene in mente il panificio. Qua non lavoriamo con le patatine fritte che sono immediate, il takeaway. Qua lavoriamo con la pasta madre che deve essere continuamente rimpastata, e ci vogliono giorni per arrivare ad avere qualcosa di qualità che è cotto. Abbiamo bisogno di tempo per poter guardare al futuro, bisogno di tempo per fare buona pratica. Ma in realtà bisogna anche cominciare a parlare di qualcosa di serio, di concreto. Ebbene, il foglio che avete in mano è in realtà un progetto che è nato nel 2010, presentato a Perugia, quindi attenzione, le buone pratiche ci sono comunque, sono accanto a noi, si muovono. Quello che viene presentato, io ho portato questo, in realtà sono decine, sono centinaia. Stiamo già lavorando con un sociologo e un politologo, sarà presentato sul sito internet degli Stati Generali tra qualche giorno. Un progetto, che molte volte sarà il primo progetto che viene messo dentro il contenitore degli Stati Generali, e questo progetto è il progetto del piano dei bilanci partecipativi, cioè i bilanci comunali partecipativi, cioè i cittadini hanno la possibilità non di decidere, perché in realtà decide la giunta, decide, ma hanno la possibilità di avere la trasparenza del bilancio, di vedere quanto entra nelle casse di un comune, quindi quanto entra nelle casse della collettività, e di dare dei consigli, di dettare delle regole, perché il bilancio partecipativo è il bilancio di tutti, o perlomeno della maggioranza dei cittadini. Ci troviamo ininterrottamente una volta ogni 15 giorni e decidiamo insieme che cosa comprare, dove, valutiamo naturalmente i produttori secondo criteri specifici, cioè devono essere piccoli produttori, devono produrre in maniera biologica, comunque anche se non sono certificati, in maniera naturale, e quindi ci basiamo sulla fiducia e sul rapporto diretto, e devono essere appunto locali. E quindi di volta in volta decidiamo di fare acquisti secondo questi criteri. E naturalmente poi dopo il gas diventa anche luogo di aggregazione, luogo in cui si cercano di sperimentare queste pratiche nuove che diceva Andrea Giannasi, quindi ci possono essere momenti in cui ci scambiamo saperi, in cui tentiamo di fare delle autoproduzioni, in cui raccogliamo le erbe spontanee, in cui attività di questo genere. In più devo dire che dal gas di Barga siamo in contatto, anche se non in continuo, cerchiamo di collaborare con il gas di Castelnuovo, che è nato da quasi 2 anni, Domenico, e è nato anche non solo dal gas di Barga, insomma, anche un osservatorio sulle politiche locali che da agosto dell'anno scorso si costituito da cittadini aperto a tutti i contributi, che da agosto dell'anno scorso si riunisce continuativamente e cerca di affrontare le tematiche del territorio, che sono quelle. Abbiamo incontrato 2 esponenti del movimento Stop al consumo del territorio di Lucca, stiamo premendo sul sindaco perché anche il censimento degli immobili per verificare appunto quanti sono gli immobili. È una campagna nazionale, si chiama Forum Salviamo il Paesaggio. Tutti i comuni hanno ricevuto, quindi anche il comune di Castelnuovo, tutti i comuni della Garfagnana hanno ricevuto dal centro i moduli per effettuare un censimento degli immobili. Dobbiamo appunto avere chiara la situazione di quanti immobili abbiamo, quanti sono quelli iscritti e utilizzati, per poi fare un ragionamento sulla opportunità o meno di occupare suolo. Credo che dobbiamo immaginare il futuro che vogliamo. Io vi faccio una domanda, sono anche presidente del Comitato Ambiente e Salute di Gallicano, e vi domando, il futuro
sono nata e cresciuta in Gran Bretagna e da piccola ricordo che lessi sul giornale di questa idea di bruciare i rifiuti. E a quel tempo mi sembrò molto innovativa, mi sembrò importante. Ma poi, con il tempo, con gli anni, con il percorso che ho fatto mio culturale, ho capito che è uno sbaglio, perché bruciare i rifiuti si distruggono risorse in questo mondo in cui non è solo il petrolio che sta si esaurirà, tutte le materie prime si esauriranno. Le scuole. Tanto una critica, manca la scuola. Perché manca la scuola dentro, cioè ci sia bisogno di un settore per quanto suo, perché non è cultura, non è altro, è la scuola. E la scuola di montagna ne ha bisogno in maniera particolare, perché si dice sempre che il maggior nemico della montagna è il montanaro, il maggior nemico della Carfagnana, Carfagnino, che è l'osisto, perché in generale le persone che stanno in montagna non amano la montagna, ma fa schifo, ma scherziamo, qua su per tutti i tre mondi, laggiù in città si sta così bene. Non guardate chi sta qui stasera, pensate a chi sta fuori, che sono la maggioranza. Quindi se, come è attestato da molte parti, il problema di, come si può dire, di recupero della vita in montagna, con tutti questi progetti innovativi e tanti altri che verranno fuori, è possibile solo se esce il montanaro e ci viene qualcun altro, pensate alle Alpi, nelle quali moltissime delle persone che hanno inventato grandi cose importanti sul formaggio, su tanti prodotti particolari, tipici, che stanno andando molto bene a tutti i livelli, sono poi in realtà magari ex montanari, ma tante città, quei figli hanno recuperato con la cultura loro, la montagna, abitare in montagna e tutte queste cose innovative che ci sono in giro. Ecco, se questo è, e quindi che il peggior nemico in generale della montagna montanaro, credo che non sia il montanaro a poter trasmettere ai propri figli un'idea. Nell'intenzione c'è anche quella cosa che non si inventa mica niente, quella cosa che succedeva appunto di collaborazione, una banca del tempo, qualcosa del genere, insomma comunque vediamo, attualmente siamo pochissimi, non potremmo essere tantissimi, anche perché c'è un disciplinare abbastanza rigido sul tipo di produzione, non dico che ci sia il bollino del biologico che per me non ha tanto significato, ci sarà qualcuno che non è d'accordo, insomma. Comunque una buona pratica per quanto riguarda il tipo di coltivazione e niente, e darsi una mano. Non posso dire niente ora, no? Perché le cose stanno maturando, un po' anche come il caso del Fagnano, siamo quattro gatti per modo di dire, ma insomma, se no 12, ecco, non di più per ora. Di cose che noi non sappiamo usare. È una valle che si potrebbe prestare in maniera eccezionale per essere attrattiva per il suo ambiente e non abbiamo voluto il parco. È una valle meravigliosa che ha un sacco di acque, no? La zona idrica migliore della Toscana, l'Enel si è presa, la Valletta si è presa dall'anno 2020, non siamo buoni a farci pagare il valore dell'acqua che prende. Mi hanno invitato una sera. Sono partito da qui dopo il lavoro, sono andato in Valtellina, mi hanno invitato gli amici conosciuti casualmente, sempre per problemi di montagna, di bosco marino, di mostre fotografiche, così. Sono andato, sono cascato, morto di sonno, in una sala di un liceo, credo di sonno, che ci hanno portato loro, mi sono anche perso, e c'era l'intergruppo acqua della Valtellina, con Paolo Rumiz e Giovanni Cederma, che era un gruppo di persone che combatteva perché la Edison, il padrone loro, di che pagasse il giusto per l'acqua che ruba. Ecco, l'Adda non deve essere vuota, le dighe non devono creare ricchezza solo per la Edison. E noi, credo ciò, dall'agricoltura alla ricchezza paesaggio, alla montagna, sottovalutata, sottostimata. Quanta gente dal nord Europa viene in Carfagnana e gli vengono le lacrime agli occhi davanti alle cave che distruggono le montagne. E sera io per caso, verso sera, dopo aver tolto delle fototrappole che dovevano prendere dei lupi su una predazione,
cinghiali, tutti quanti i lupi, ho portato, avevamo la gente del ministero, che sa come si sono armati a Valli, li ho portati a Valli, questi qui del parco Appennino del progetto Life, perché c'era una capra morta, dovevano andare a fare il sopralluogo, e li ho portati a vedere al vento, a campo Campino, così e cosà. Tutti si fermavano, che era la gente del ministero, la mattina dell'Udl, e la gente del ministero è andata a parlare anche a me. Questi qui mi hanno detto, ma voi, con questa roba qui che avete, tutti gli emiliani che non conoscono la Garbandana, siamo passati dall'Appennino in macchina di là a fare questo lavoretto, vi ho fatto vedere le cave, San Biano, il salto del cane, Campo Catino, la stalla delle capre morte, così cosa, ma tu, cioè, con tutti questi beni di Dio che avete, così ricchi come siete, non siete stati buoni a proteggere, a pretendere un parco qui? E ho detto, ma sì, vi ho dato una serie di spiegazioni, capito, complesse, cioè, noi se vogliamo andare avanti, e credo che l'iniziativa dei giornali sia interessante, perché i cittadini devono pretendere, ci deve essere un'opinione pubblica non solo che vota, un'opinione pubblica ma anche che fa cultura,